Io come ragazzo di Sabina, ogni volta che mi ero un po' dove fare da gambe, oggi che sto diventando grande, forse ancora non lo so. Io sono Antonio Giannisi, attualmente sono della Sapienza, sono lavorando in lettere. Ho scelto questo percorso perché, spinto sicuramente anche da colleghi, o più a collega, che non è detto che bisogna mangiare così lontano, perché sicuramente a Paolo che prima mi ha fermato, non mi da altre personalità che fanno cultura, perché vorrei avere lettere e cultura. Non c'è bisogno di nomi grossi, come esempio Leone, persone che hanno fatto nomi grandi, in piccola realtà che fanno molta cultura e di qualità. Volevo fare il giornalista, le azioni sono ancora le più disparate e nessuna positiva, però è una cosa a cui lavoro, ci tengo. Attualmente sono della Sapienza, sono rappresentante dell'associazione Sapienza in Movimento, è una delle associazioni più grandi dell'Ateneo e per questa associazione siete in consiglio di amministrazione. Mi occupo un soltone di pubblica amministrazione dell'Ateneo più grande d'Europa, del pubblico più grande d'Europa. È un ruolo di responsabilità, è un ruolo che porto al massimo, ricordando sempre quello dove vengo. Io lo dico sempre anche con i miei amici, quando mi chiedono spesso anche uno perché lo fai, quando ho la voglia di non dormire, di studiare di notte, quando ce la fa, quando non ce la fa, di arrivare all'età abbastanza tutta e non essere sempre laureati. Io dico sempre che ho avuto un forte interesse per quella, perché se è qualcosa che può fare una città grande come Roma, una città grande come la Sapienza, non è difficile farlo qui. È difficile fare l'associazionismo qui, è difficile amministrare qui. Io concordo pienamente con Paolo quando diceva che fare cultura, avere l'assessore alla cultura, si è un po' rallentato, non voglio scrivere di nessuno, ma si è un po' rallentato qualche anno fa. Quando Paolo ripercorreva alcune storie, io sono che l'ho rivisto la mia infanzia, io ho avuto la fortuna e l'onore di vivere con la San Cesare, perché ero piccolino, però per motivi amministrativi il padre era coinvolto. E non mi nascondo che lui Paolo, anche se erano i conoscenti, sono degli esempi che abbiamo fatto. Io sono cresciuto nella Provo, sono cresciuto anche un po' nel Foro, ero già grande. Tutto quello che faccio oggi, come lo faccio oggi, sono influenzati da quello che ho visto e da quello che continuo a vedere. Se quando Salvina mi ha chiesto di prendere parte a questo dibattito, ero il più grande scelto come esempio. Per me è molto difficile parlare davanti a voi, non perché non abbia cosa da dire, non abbia voglia di dire, perché mi spavento, perché mi rendo conto che spesso la nostra realtà è influenzata molto spesso dai pregiudizi. Dei pregiudizi che non nascono da quello che è la persona, da quello che la persona fa, ma da quello che, come diceva Paolo, molto spesso la colpa dei padri, dei nonni, della realtà che la circonda, di quello che uno vuole fare, di quello che uno dice. Cosa mi aspetto dalle speranze e dalle aspettative in più di discorso? Io mi aspetto di tornare in Virginia, che sappia superare i propri limiti, che sappia guardare oltre le proprie campanile, che ami questa mattina, ma guardi anche la mattina degli altri. Il mio sogno è quello di dare il mio piccolo contributo a costruire quella che è la comunità. E parto dalla comunità torinese, culturale torinese, e poi arriva la comunità irpina. Perché o prendiamo coscienza, si deve allargare, si deve crescere insieme, oppure noi saremo tutti costretti, come me vuole fare qualcosa che non è di immediata ricaduta, ad andare via, a spostarsi di qua. Chi fa il giornalista, il maestro, chi fa i lavori che vengono definiti piccoli lavori, ma che storicamente sono i lavori più importanti, quelli che formano la persona, quelli che raccontano, è costretto a spostarsi, è costretto a non lavorare, perché poi sono questi quelli non lavori. Io invece vedo che non sia così. Vedo Mario, che è un altro dei miei riferimenti, vedo il calcista, ma c'è una realtà come in Virginia. Sono realtà che fanno tanto per il nostro territorio, sono realtà che convogliano in sé tutto quello che siamo detti fino ad ora, convogliano in sé la voglia di Samuele, la voglia di Melissa, che è così piccola, mi spaventa perché ha già le idee così chiare, Sabina, Martina, tutti i ragazzi con cui ci confrontiamo ogni volta. Dobbiamo trovare un motivo per tornare, prima di tutto la voglia di tornare, perché la voglia molto spesso manca, e manca anche perché abbiamo una sorta di disamore verso queste realtà, una sorta di disamore dovuto forse all'assenza del concetto di bellezza. Stiamo dimenticando forse che viviamo in un paese, in una realtà bella. Io mi sposto tanto, mi sposto perché il ruolo di consigliere spesso mi spinge a girare il Lazio, tutta la zona del centro Italia, e vedo in realtà che sono esattamente come le nostre, nel senso un po' più grande a livello geografico, un po' più grande a livello di numerico di persone, ma non sono poi così migliori dalle nostre, sono solo forse organizzate meglio, sono solo forse amate di più. Parlare con i cittadini e sentirti dire che loro paesi sono bellissimi, quando poi in realtà non c'era assolutamente niente, ti disarma un po'. Tornare poi qui e sentirsi dire l'esatto contrario, e non nascondere qualche volta, l'ho detto anch'io,
fa un po' male, quindi il mio auspicio è quello di trovare la forza di tornare, così tutto, trovare il motivo per tornare e poter dare un contributo a tornare io stesso e far tornare anche gli altri. Ringrazio Paolo per essere qua, sono contento che è tornato. Io sono tra quelli che l'ha visto tra virgolette lontanarsi e mi ha fatto sempre male, l'ho detto mille volte. Mi auguro che